Ha perso tutto. Quello che mi vedi, questo me l'ha dato qualcuno, non lo so, questo è d'inverno che stava qua per il 6 settembre. La casa dove viveva è venuta proprio giù Non c'è completamente. più niente, ma prima del vigore non c'è più niente. Non c'è più niente, 26 anni di sacrifici. 26 anni di paura, di venire a casa per risparmiare. Non c'è più niente. Lei è riuscita a trarsi in salvo, è riuscita a A scappare. primo boato, sì, al secondo stavamo in mezzo a questa piazzetta davanti all'albergo Roma. E poi è crollato tutto, non mi ricordo niente, Roberto, perché sono morti tanti bambini, tanti amici, non abbiamo più niente, tesoro. È una tragedia senza confine. Senza confine, guarda. C'è stata una coppia di amici giovani qui, che hanno due bambine bellissime. Io ho detto l'altro ieri, si è preso tardi, ma questa è proprio bella, non c'è più nessuno. I bambini stavano dietro, uscite da dietro, due creature senza più genitori. La Spuri, mi stavo tante amiche e tutte e due sono morte. È morto Geccone, è morto la di Geccone, è bellissimo, 14 anni, non c'è più nessuno. È una tragedia, ci sono i sassi. Sono i sassi, eh. Tanti volti con cui hai giocato, ti ci ricordi l'infanzia, ti ci ricordi che ci avete condiviso il segreto. Non c'è più nessuno, questo è il vicolo mio, non c'è più niente. Non c'è più niente. La paura, il dispiacere. E il pensare perché, o perché senza risposta. Un'amica mia carissima, c'ha la figlia, accumulo, è morta la figlia, e già non ho due bambini. Aveva detto, non mi sei più strano, non ti preoccupare, noi condividiamo sempre tutto, gli amici sono buoni, te lo faccio io il cappotto per tuo nipote. Un bellissimo bambino di 7 mesi. Non c'è più nessuno. E all'improvviso c'è stata questa scossa e voi siete scappati subito, lei è riuscita a... Sì, poi casa là, le ho detto, il vicolo non c'è più. E mio marito ha detto, cioè, almeno le cose più cariche, ma disse, non entrerà mio figlio. E poi, ecco, lo vedi, da sola non c'è più il vicolo. Non c'è più. Non ci sono più gli amici, non ci sono più gli affetti, non ci sono più i ricordi, non ci sono più i bambini, Madrice, tanti bambini sono morti. Mi dispiace, signora. Le facciamo in bocca al lupo. Perché rispettate il dolore. Te lo dico con tutto il cuore, rispettate il dolore, che è immenso. Non c'è più, ma dice, non c'è più. Rossana, grazie. Arrivederci. Sì. Grazie, grazie Rossana.